Ciao a tutti, nuova puntata dedicata ad Asphalt 8 per la nuova modalità Super Mario Kart. Voi ve l'aspettavate? Dopo la modalità Hot Wheels, dove c'erano le Hot Wheels in formato gigante, è arrivata una modalità che rispecchia tanto, ma proprio tanto, Super Mario Kart. Non ci sono i gusci, il suppostone nero o la nuvoletta, ma diciamo che l'effetto è quello. C'è stato anche in alcuni episodi di Need for Speed delle modalità simili, ma questo per non so spiegare il perché richiama molto di più Super Mario Kart. Quindi noi adesso andiamo a provarlo nella coppa sfida multigiocatore che consuma una tanica di benzina, quindi poco. È l'evento sfida. Arriva primo per vincere, corri attraverso i nuclei di energia. Qui c'è la lista di tutti i potenziamenti, ovvero c'è il cometa che insegue gli avversari e li rallenta l'impatto, il campo di forza che sarebbe lo scudo, il disturbatore che rallenta gli avversari nel suo raggio d'azione, l'impulso emette un'onda energetica che si abbatte sugli avversari nel suo raggio d'azione, l'iperspinta e il sovraccarico. Useremo una Jaguar F-Type R. Fullata al massimo già da sistema. E andiamo a vedere che succede. Regolo un po' il volume perché mi sa che è un po' troppo forte. I tasti. Possiamo prendere due bonus alla volta in contemporanea. Cioè ne possiamo caricare uno e successivamente ne possiamo caricare un altro. Ne possiamo tenere due al massimo in contemporanea. I tasti standard sono il tasto V e il tasto B, che nel mio caso si trovano vicino alla barra del litro e non sono il massimo della comodità. Gara ovviamente multigiocatore, quindi ci saranno esplosioni a gogo senza pietà perché si è tra esseri umani si è molto più cattivi rispetto all'IA. Si corre sulla costa azzurra, tracciato di due giri, leggermente modificato, le scorciatoie sono tagliate. Sarà il caos. I due cerchietti sono i contenitori per sono i contenitori per i vari bonus. Ecco qua. È un poco scomodo da, almeno a me viene un po' scomodo regolarmi. Modalità. Questa è la modalità fighissima, che comunque la stabilità rimane. Mettiamo lo scudo. È dura questa, dura. Aia, è colpo di cometa. Cioè si passa dal primo all'ultimo posto in un attimo, in pratica. Potete anche vedere i bonus che hanno a disposizione gli avversari. Speriamo che mi capita uno scudo. No.
è terribile, è la follia pura così questa mappa. Secondo posto, modalità Super Mario Kart completata, diciamo. Non so se la metteranno, ma sicuramente di sì, anche per altri eventi in futuro. Diventerà sicuramente parte stabile dell'aggiornamento di Asphalt 8, che nonostante l'età continua a ricevere aggiornamenti interessanti. Anzi, da quando c'è Asphalt 9 mi sembra che ne riceva anche di più di prima. Oh, 3000, posizione 3927, non è il massimo, però come visto è tipo follia sto fatto così. Diventa anche da un certo punto di vista un po' più divertente, perché è inutile correre dritti, perché basta che l'avversario dietro prende uno dei vari bonus, vi schianta, vi esplode, vi passa a razzo. È una modalità un po' più divertente. Mi aspetto al più presto di vedere sul serio i veicoli di Super Mario Kart in gioco. Sarebbe perfetto, visto che abbiamo visto le Hot Wheels. Ragazzi belli, con questo concludo. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi invito ad andare a nanna se non l'avete ancora fatto. Vi invito a non bere e guidare in contemporanea, tranne che bevete analcolici. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi. Thank you.